Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Eccoci qua, cari amici. Oggi è giovedì è 18 agosto 2011 e sono ora sono le ore 9:45, cari. Vedete, cari amici, vedete? Stanno dicendosi mette voglio magnà, vedete, mette voglio magnà, io mette magnerebbe, e dopo nasce un bambino, perché la triade è una cosa perfetta, tre, tesi, antitesi e sintesi, vedete, mette magnerebbe, io mette magnerebbe tutto, oppure mette magnerebbe tutto, poi magari li ritroviamo dopo qualche annetto, nello studio legale, oppure lo ritroviamo in un'aula giudiziaria, hai capito? Sì, il segreto di un matrimonio duraduro, il segreto di un matrimonio duraduro, vabbè, sono sempre gli americani che fanno certe statistiche, e ti vogliono svelare gli americani il segreto di un matrimonio duraduro. Va bene, parliamo un po' di qual è il segreto, i segreti di un matrimonio duraturo. E cari, come al solito, cari amici, questa TV pubblica si basa più che altro sulle notizie che provengono dagli stessi telespettatori, e la pregiata redazione di questa TV pubblica esamina tutte le notizie che vengono dai telespettatori e poi le metabolizza e ve le trasmette ben metabolizzate o anabolizzate. E questa volta è la volta di questo telespettatore che ha questo singolare nickname, e lo devo scrivere affinché voi lo possiate capire: MAFGPAM, eccolo qua. E il quale ogni tanto manda a questa redazione dei simpatici links. Vedete, il signore è questo qua, il telespettatore è questo qua. Vediamo cosa ha mandato il telespettatore alla redazione di questa TV pubblica. Vedete, eccolo qua: coccole e sesso, il segreto del matrimonio. Ma come, il matrimonio è stato inventato all'incirca 4-5 mila anni fa, e ci sono ancora dei segreti da trasmettere. Ovviamente il segreto del matrimonio è duraturo, perché qua si parla di un matrimonio duraturo. Vedete la foto che vi ho fatto vedere all'inizio, è tratta da qua, vedete? Io mette magno, cioè, l'uno dice all'altra e l'altra dice all'uno io mette magnerebbe, poi nasce il bambino. Nascono i bambini, poi c'è tutto il problema del mantenimento dei bambini, è lì che cominciano, se non prima, i profondi disaccordi, per cui abbiamo anche in Italia, ma penso anche all'estero, l'associazione dei mariti separati, o dei mariti divorziati, capito? Poi il Parlamento ha fatto anche delle leggi in favore dei mariti divorziati o separati, si chiama la legge sull'affido condiviso, che non ha risolto niente, si può risolvere niente. Vabbè, ma vediamo quali sono. Ecco, il matrimonio perfetto è scritto qua, lo vedete, cari? Lo vedete il matrimonio perfetto? Vediamo un po'. Chi non è alla ricerca del segreto di un matrimonio duraturo? Punto di domanda. Tutti, compresi i ricercatori del Kinsey, non so come, Kinsey Institute americano, i quali si sono cimentati nell'impresa di un sondaggio per verificare la situazione di 1000 coppie provenienti da 5 diversi stati. I risultati di questa indagine, c'è scritto qua, sono stati sbalorditivi. Un matrimonio duraturo è determinato dal sesso per le donne e dalle coccole per gli uomini. È scritto così, cari. È scritto così, vedete? Un matrimonio duraturo è determinato dal sesso per le donne e dalle coccole per gli uomini. Gli uomini vogliono le coccole come quando erano bambini, capito? Che la mamma
gli faceva le coccole ai loro maschietti. Ogni mamma lo chiama il suo bambino, lo chiama il mio principino, magari anche il mio principino dai riccioli d'oro. Vediamo le coccole. Gli uomini, infatti, si ritengono particolarmente appagati, appagati, quando la partner non fa mancare loro coccole e carezze. Anche nei momenti e situazioni più inaspettati, non necessariamente tra le lenzuola. Coloro che ricevono quotidianamente coccole e carezze sono fino a 3 volte più completi nella loro relazione di quelli che non ne ricevono, di quelli che non ne ricevono di coccole e carezze. E i baci, non solo le coccole, ma anche i baci sono un elemento essenziale per far sì che un rapporto duri nel tempo, la durata di cui parla il grande filosofo Henri Bergson, la durata. E se il sesso è per l'uomo fin da subito uno dei collanti principali della relazione, la donna lo inizia a scoprire più tardi, quando, più libera nel processo di educazione e crescita dei figli, riesce a dedicare più tempo alla coppia e a se stesso e a se stessa. Ma sì, ma l'ho sempre detto, no? Che le donne migliori sono quelle di una certa età. L'ho sempre detto, ve lo. Se ti butti su la ninfetta fa solo la smorfiosa. È vero che la donna sessualmente comincia a godere un po' più in là, un po' più in là. Poi quando è giovane pensa tutto al principe azzurro, pensa ai bambini, pensa alla sua famigliola. E la sessualità la scopri più tardi la donna, più tardi la scopri. Cioè l'orgasmo sessuale lo scopri più tardi, più tardi. Io preferisco, al bocciolo preferisco sempre la rosa già fiorita, capito? Già fiorita, alias, ben collaudata, ben collaudata. Trovare la felicità, si fa per paragrafo, trovare la felicità. Allora, un dato da non sottovalutare è quello che illustra come l'aver avuto diverse partner sessuali riduca il grado di soddisfazione nell'uomo. Vedete che si tratta di una indagine ad usum Delphini. Pratica, qua ti dicono che se un uomo si sposa senza aver avuto altre donne, e ci avrà un livello di soddisfazione superiore. Capito? Cioè, è un invito alla castitate anche dell'uomo, non solo della donna. La castitate o virginitate della donna è già data per scontata. Però si dice, tu uomo, se ti sposi con una donna e non hai mai conosciuto altre donne, il tuo matrimonio sarà più duraturo. E vabbè, insomma, poi conclude così: inutile dire che se i risultati hanno lasciato senza parole anche gli stessi, no, inutile dire che se i risultati hanno lasciato senza parole anche gli stessi autori dell'inchiesta, e decisamente anche noi, cioè, questo è un sito che divulga i risultati dell'inchiesta, e il sito dice che i risultati dell'inchiesta hanno lasciato senza parole gli autori dell'inchiesta e anche noi di questo sito che divulga questa inchiesta. Il sito è questo qua. Lifestyle. Ecco, lifestyle, sì. Il sito è proprio it.lifestyle.lifestyle.yahoo.com. Coccole, sesso, i link, le parole link sono coccole, sesso, segreto, matrimonio, eccetera. E ecco, magari, va bene? Chi è interessato faccia una verifica su qualche motore di ricerca. E allora io la conclusione dice che i risultati di questa inchiesta hanno lasciato sbalorditi, senza parole, dice, sia gli autori dell'inchiesta che anche noi che divulghiamo questa inchiesta siamo rimasti senza parole.
perché è un risultato interessante che dice che il matrimonio è fortissimo, vabbè, ma allora io devo, come al solito, devo affidarmi al mio archivio personale, che, ripeto per l'ennesima volta, il mio archivio personale non è come quello di Marco Travaglio. Marco Travaglio c'ha un archivio impressionante, che credo che sia migliore di quello che c'aveva la Gestapo. C'è tutto, su ogni uomo politico, ogni imprenditore, lui c'ha tutti gli articoli di giornali, a partire come minimo da 25 anni fa ad oggi, per cui quando partecipa ai talk show, sa chi arriva al talk show, si prepara tutti gli articoli e gli tappa subito la bocca. Se tu dici A, vabbè, ma 15 anni fa hai detto B. Vabbè, no, il mio articolo è molto più semplice, cari. Allora, se questi dicono che il risultato dell'inchiesta ha lasciato a bocca aperta, dice, a bocca aperta, dice, oh, accidenti, quanto è duro, forte, i risultati ci hanno rassicurato sulla durata del matrimonio, ma è forte. E io a quelli che hanno fatto l'inchiesta gli farei vedere questo articolo apparso sul Corriere della Sera di qualche anno fa, dice: DNA svela migliaia di false paternità in Inghilterra. Cioè, l'articolo è del Corriere della Sera di martedì 29 novembre 2005. Degli uomini che hanno fatto il test, in media uno su sei è risultato non essere il padre del bimbo. Uno su sei, 10 su 60, 100 su 600, 100 su 600, 100 bambini su 600 e non sono figli dello sperma del loro papà anagrafico, ma sono figli dello sperma di un altro papà che chiameremo papà spermatico, però il papà anagrafico non lo sa. Crede che il piccino sia figlio suo, figlio del suo sperma. In Italia sembra che le cose vadano ancora peggio che in Inghilterra, perché per l'ennesima volta vi faccio vedere questo articolo che sta su internet. Vedete, cari, che c'è scritto qua: il 10% dei bambini italiani non è figlio del papà presunto. Ma sentite, ma non l'ho mica detto io queste cose. E nessuno l'ha preso a sassate questo grande ginecologo che si chiama professor Bruno Dalla Piccola. E se c'è qualcuno che non è contento di quello che dice il ginecologo professor Bruno Dalla Piccola, vabbè, ma si lamenti con Inter, lo faccia sparire questo articolo. Perché quello che dice, il titolo è impressionante. Il 10% dei bambini italiani non è figlio del papà presunto. E poi vogliamo continuare col mio archivio personale? Vogliamo continuare? Ma che dici, che sono i risultati ci hanno lasciati senza parole? Cioè, nel senso che accidenti, quanto durano questi? Hanno fatto un'inchiesta su 5.000 coppie. E questi qua. Esigenti e molto sexy, 6 donne su 10 dicono sì al tradimento. Ma come? Poi dicono sì al tradimento, ripeto, non è che 6 donne su 10 lasciano il partner, un marito, e vanno a vivere con un altro partner, fanno un altro matrimonio. No, 6 donne su 10 continuano a vivere con il loro compagno ufficiale, però lo tradiscono. 6 donne su 10 continuano a vivere col marito o col compagno. Però nel contempo, in contemporanea, dicono sì al tradimento. D'accordo? Dicono sì al tradimento. Mica ho scritto da dette Serafino Massoni queste cose. Corriere della Sera, venerdì 2 ottobre 2009. Corriere della Sera, venerdì 2 ottobre 2009. È l'inserto della Lombardia, cronaca di Milano. Va bene? Eccolo qua. Ma che cosa volete da me? Prendetevela con i giornalisti, no? Insomma, prendetevela con i giornalisti, non con Serafino Massoni, non prendetevela con questa TV pubblica, con la redazione, con la ricca redazione di questa TV pubblica, no, no. E questo è il Corriere della Sera del 20 settembre 2008. Sesso, rapporto shock. A Milano 6 donne su 10 tradiscono partner. Poi i medici del San Carlo, le più infedeli, le quarantenni. Ma pensate un po', le più infedeli, le quarantenni. E dice qua,
Perché la donna incomincia a essere a carburare un po' più tardi. Un po' più tardi comincia a carburare la donna, capito? L'avevo letto prima, no? D'accordo? Eccolo qua. La donna, dunque, se il sesso è per l'uomo fin da subito uno dei collanti principali della relazione, la donna lo inizia a scoprire più tardi, quando, più libera nel processo di educazione e crescita dei figli, riesce a dedicare più tempo alla coppia e a se stessa. Sì, qua non c'è mica scritto, però riesce a dedicare più tempo alla coppia, a se stessa e magari pure a qualcun altro. 6 su 10. No, no. Vedete, una indagine ad usum Delfini. A me piacciono le indagini, però non devono essere a uso del film. Qua non ci dici. Allora, se il sesso è per l'uomo, sin da subito, uno dei collanti principali della relazione, la donna lo inizia a scoprire più tardi, quando, più libera nel processo di educazione e crescita dei figli, riesce a dedicare più tempo alla coppia e a se stessa. E perché non ci scrivi? E agli amanti? E sta scritto qua, sta scritto. C'è scritto qua. Le più fedeli, i quarantenni. E comincia, beh, certo, sì. Più libere dalle preoccupazioni del parto o dei parti e della crescita dei figli, cominciano ad avere 10-15 anni i figli, e i quarantenni, ma sono 1.000 volte meglio le quarantenni, le cinquantenni, ma pure le sessantenni sono meglio delle cose, là, come si chiamano, le fanciulle in fiore di Marcel Proust. Delle infette, delle lolite là, quel re incretinito di, come si chiamava, Hubert, quello di Lolita di Vladimir Nabokov. Hubert, c'è un brutto nome, c'era proprio il nome del pedofilo, Hubert, la chiamava Lollipot, 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 capito? E c'aveva 11 o 12 anni, Lolita. Lolita dice poi che la letteratura ti darà una mano, vabbè, ma la letteratura darà una mano, ma pure i pedofili daranno una mano alla letteratura. È stato tanto celebrato questo romanzetto di Lolita di Vladimir Nabokov. C'aveva 11 o 12 anni Lolita, quando Hubert, non mi ricordo bene come si chiama, ma un nome bruttissimo, Hubert. Proprio un nome adatto a un pedofilo. Se uno va con una ragazzina di 11 o 12 anni, vuol dire che non è capace di reggere il confronto con una donna di pari età, E allora che usum Delfini, il segreto di un matrimonio duraturo, ma tu non ci dici le cose essenziali, non ci dici. E se fossero tutte rose, rose e viole, come dite voi in questa inchiesta, non ci parlate qua degli avvocati matrimonialisti, che c'hanno tutti le ville, c'hanno tutti i natanti, e chissà, magari sono evasori fiscali, non lo so. Comunque, non parlate di quanto si arricchiscono gli avvocati matrimonialisti? Dove li mettete gli amanti, voi che avete fatto questa grande inchiesta? Dove li mettete gli amanti? Ma se lo dite voi stessi, se il sesso è per l'uomo fin da subito uno dei collanti principali della relazione, la donna lo inizia a scoprire più tardi, quando, più libera nel processo di educazione e crescita dei figli, riesce a dedicare più tempo alla coppia e a se stessa. Non l'avete completata la frasina? Riesce a dedicare più tempo alla coppia, a se stessa che agli amanti. Qua è completata la frasina. Completata. I medici. No, dove la frasina di prima? La frasina, dove sei, frasina? Dove sei, frasina? Eccola qua la frasina. Ci sono sempre i medici di mezzo, chissà perché, i medici del San Carlo, le più infedeli, le quarantenni. Eccolo qua, ecco come andava completata. Riesce a trovare più tempo per la coppia, per se stessa e per l'amante. Poi ci susseguono gli amanti dopo
dopo i 40 anni, ma magari anche dopo i 30 anni si susseguono. Va bene, cari amici, ecco, cari, non è colpa mia, non è colpa mia se ho fatto questo video, questa pubblica TV è al servizio dei propri telespettatori. La colpa di questo signore qua, capito? È questo che ha alimentato questa redazione con questa notiziola qua, capito? E questa redazione ha preso la notiziola, l'ha metabolizzata e ciò che è stato il frutto dell'anabolismo l'ha elargito a voi, pregiati telespettatori, di questa pregiata TV pubblica. A nome della redazione di questa TV, io vi ringrazio e vi saluto tutti. Tanti saluti da Serafino Massoni.